SIGEP 2024 continua. Siamo lo stand di S Caffè, la S con tre consonanti, e siamo in compagnia di Gianluca Frassoldati, il responsabile marketing dell'azienda. Gianluca, benvenuto. Benvenuti a voi sul nostro stand. Uno stand che è affollatissimo, come state guardando in questo momento. Siete davvero sempre pienissimi, perché quest'anno, ma non solo quest'anno, ancora una volta presentate tante novità. Da dove cominciamo? Le novità sono tante. Innanzitutto l'affluenza viene dal fatto anche che siamo un'azienda storica, quindi che siamo stati tra i primi a partecipare a SIGEP e quindi siamo in una posizione di rilievo. Le novità anche quest'anno sono tante, perché comunque ci presentiamo per la prima volta a SIGEP. Abbiamo dato un'anteprima a Host alla fine dell'anno scorso. A SIGEP ci presentiamo per la prima volta con tutta la nostra immagine rinnovata, soprattutto per quanto riguarda la parte Horeca, il bar, che rimane da sempre il nostro core business, e i baristi sono da sempre i nostri partner. E l'immagine rinnovata per quanto riguarda sia il brand corporate S Caffè, ma anche e soprattutto miscela Masini, che è la nostra miscela premium, e che abbiamo rinnovato appunto non solo a livello di prodotto, ma anche a livello di tutta l'immagine che possiamo dare al punto vendita, quindi a supporto del barista per quanto riguarda gli accessori, merchandising, materiali per il punto vendita, per comunicare la premiumness di questa nostra miscela, che è veramente il nostro fiore all'occhiello. Una delle grandi novità è che siete entrati a far parte degli ambasciatori del gusto. Sì, assolutamente sì, è una novità di quest'anno. Siamo diventati partner dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, proprio perché ci siamo molto trovati, proprio è stata una collaborazione che è nata in maniera molto naturale, perché abbiamo dei valori comuni che sono veramente gli stessi. Portiamo il Made in Italy all'estero, siamo molto focalizzati sulla qualità, sul cercare sempre l'eccellenza. Da sempre abbiamo una tradizione pluridecennale nel mondo della torrefazione, siamo un'azienda ancora 100% italiana e soprattutto amiamo fare cultura del caffè e di questo mondo che amiamo così tanto, e quindi questi valori coincidono in maniera perfetta con l'Associazione Ambasciatori del Gusto, che è appunto un'associazione dove gli associati, i partner, portano avanti questi valori in Italia, ma soprattutto anche all'estero, visto che il processo di internazionalizzazione di S Caffè sta andando avanti e si sta sviluppando sempre di più. Ma questo fa anche da preludio per il vostro ingresso con un'offerta specifica e dedicata al ramo della ristorazione, indipendentemente dal settore Horeca, che è meglio rappresentata dai bar e le caffetterie. Sì, la ristorazione sta crescendo tanto, quindi appunto per il 2024 vogliamo approcciarci a questo segmento in maniera ancora più strutturata, senza dimenticare il bar ovviamente, perché il bar rimane il nostro core business, però comunque appunto diciamo che vogliamo portare il nostro know-how, la nostra qualità anche alla ristorazione, che possiamo chiamare poi in maniera più generica hospitality, visto che comunque sarà un'offerta che appunto presenteremo nel primo semestre del 2024. Adesso appunto stiamo dando un'anteprima anche qui a SIGEP, un po' alla nostra rete vendita, un'offerta in monoporzionato ad hoc per le esigenze della ristorazione, che sappiamo bene sono diverse dalle esigenze del bar, della caffetteria, della pasticceria, e quindi appunto vogliamo portare la nostra qualità anche nella ristorazione, proprio perché spesso nella ristorazione magari un ottimo pranzo, un'ottima cena e poi il caffè è sempre un po' trascurato, e invece appunto noi vogliamo portare la nostra qualità anche su questo segmento. Possiamo dire che in questo progetto rientrerà anche una carta dei caffè per fornire al consumatore finale un po' più di informazione, un po' più di cultura sul caffè?
Esatto, sì, il progetto è in progress, però sicuramente nel momento in cui lo presenteremo daremo anche ai clienti l'opportunità di presentarsi al meglio verso i loro clienti. Quindi, proprio come dicevi tu, il discorso del fare cultura è molto legato a quello che è la proposta e la gamma di prodotto, quindi far capire al consumatore finale che cosa sta degustando e cosa sta bevendo. Gianluca, infine, 8 anni fa abbiamo presentato attraverso le nostre telecamere in assoluta anteprima mondiale la vostra macchina per il monoporzionato. Ora si è evoluta questa macchina, sono stati inseriti ulteriori caratteristiche che le hanno fatto davvero una signora macchina per l'OCS. Sì, in realtà è stato proprio un ampliamento di gamma, una nuova macchina che abbiamo lanciato ufficialmente, abbiamo presentato a SIGEP dell'anno scorso e che durante l'anno abbiamo continuato a proporre, è S20 e S20 Latte, quindi due macchine altamente tecnologiche di design, perché appunto sono state realizzate in collaborazione con Ital Design Giugiaro, quindi anche lì molta attenzione sia alla parte di funzionalità, di qualità, ma anche al lato estetico. È una macchina altamente tecnologica e soprattutto S20 Latte è veramente come avere un piccolo bar a casa o nell'ufficio o nella propria attività, e è una macchina di cui andiamo molto fieri, proprio perché appunto anche in questo caso portiamo anche al consumatore finale, anche al mondo OCS, la qualità che ci contraddistingue da sempre, che portiamo nei bar. Ecco. Soprattutto perché è stato inserito un display a colori, le forme sono estremamente morbide ed eleganti. Insomma, Gianluca, una gran bella macchina. Assolutamente sì, siamo molto orgogliosi di questo progetto, anche perché è un progetto che ha richiesto diversi anni, perché appunto se si vogliono fare le cose per bene, cercando l'eccellenza come vogliamo fare sempre noi, ci vuole la cura dei dettagli e ci vuole appunto il tempo necessario per riuscire poi a dare al consumatore, al cliente, il miglior prodotto possibile, quello che cerchiamo di fare sempre. E allora si scaldano i motori per lo show cooking che stanno per realizzare nell'area bar del vostro mega stand qui a SIGEP. È il momento di salutarci e fornire a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per ricevere maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti, che siano in grani o in monoporzionato. Sì, allora chiaramente siamo molto attivi soprattutto nell'ultimo anno su tutta la parte digital web, quindi potete trovarci sul nostro sito www.scaffè.com, sui nostri canali social Instagram, Facebook, LinkedIn, potete scriverci a info@scaffè.it. Un'ultima cosa che vorrei dire è il calendario degli ospiti, visto che parlavamo di demo. Un calendario ospiti quest'anno veramente ricco, show cooking ogni giorno con ospiti importanti, come ad esempio adesso sta per iniziare la demo con Tommaso Vatti, che appunto fa parte di Ambasciatori del Gusto, insomma legato all'alta ristorazione, dove vedremo insomma il caffè applicato all'alta ristorazione. Ieri abbiamo avuto Manuela Fensore e Carmen Clemente, le due campionesse mondiali di latte art. Domani avremo il nostro brand ambassador, nonché appunto maestro pasticcere di spicco, Sebastiano Caridi, dove comunque chiaramente ci focalizzeremo sulla pasticceria e in particolare il connubio perfetto, no? Tra il caffè e il cioccolato, con praline ripiene di una ganache al caffè e biscotteria con all'interno crema al caffè. Quindi veramente tanti contenuti con ospiti speciali e soprattutto vediamo il caffè applicato su tanti segmenti, quindi la mixology, anche la pasticceria, la ristorazione, quindi cerchiamo di portare sempre la nostra eccellenza di qualità un po' in tutti i settori. Insomma, non vi siete risparmiati in alcun modo. Gianluca, io ti ringrazio, sei stato estremamente cortese nel fornirci tutte le notizie relative a quanto state facendo per S Caffè
per il mercato e per i consumatori e per l'Oreca. Ti ringrazio, ci rincontreremo prestissimo qui su Oreca TV per raccontare le altre novità di S Caffè. Grazie a te, grazie a tutti.